Da Expo BC 2014, poche sono le novità dei prodotti per quanto riguarda i componenti e le bici in generale, però dai, un incontro piacevole quello di Francesco Gargaglia, allenatore della squadra perugina di BMX e assistente tecnico, uno degli assistenti tecnici del CT della Nazionale. Francesco, come stai? Tutto bene, sì, è vero, sono l'allenatore dei ragazzi della Testicicli e sono l'assistente di Ludo, del tecnico nazionale. Sono venuto qui per questioni di lavoro, ma anche per vedere appunto qualche novità, anche quello che gira intorno al nostro mondo, al mondo della BMX, per vedere se in Italia sono arrivate cose nuove oppure no, e eccoci. Io ti chiedo una cosa, già da Eurobike le novità erano scarse, qua Expo Bici c'è ancora meno, cosa ne pensi? Ma purtroppo le aziende fanno i conti con i numeri e la BMX, specialmente in Italia, non ha ancora grandi numeri da garantire all'azienda un mercato che possa fruttare qualcosa, quindi sicuramente vanno con i piedi di piombo, anzi qualcuno va veramente veramente piano, lavora solo sul venduto, quindi non vediamo grandi novità. Le grandi aziende stanno facendo piccoli passi in avanti, abbiamo sì GT che fa un po' di innovazione, Redline e qualche altri marchi, però diciamo che la questione sviluppo delle BMX è un pochino ferma, abbiamo rallentato. Purtroppo la situazione è questa, chiaramente speriamo che nei prossimi anni e in un futuro, anzi più vicino, qualcosa di nuovo si possa vedere. Cambiando discorso, sei da poco tornato dall'Argentina, lunga trasferta per la Coppa del Mondo con la nazionale di BMX, com'è andata? È andata, diciamo, abbastanza bene, nel senso che come al solito la Coppa del Mondo è sempre una gara molto molto difficile, il livello è sempre più alto e i nostri ragazzi ce l'hanno messa tutta, sono stati anche direi veramente sfortunati perché ci sono state diverse cadute che coinvolgevano i primi delle manche e in mezzo hanno coinvolto anche i nostri ragazzi, il che da una parte è un dispiacere perché purtroppo non abbiamo raccolto quello che dovevamo raccogliere, però da un'altra parte fa sperare bene perché comunque i nostri ragazzi non sono più dalla metà al fondo del gruppo ma iniziano a essere nella parte di testa del gruppo, quindi questo è un ottimo, è veramente positivo. Adesso c'è da trovare solo la giusta fortuna, la giusta sintonia anche di una squadra per ottenere ottimi risultati. Questo per quanto riguarda la nazionale. Tu hai un occhio ormai a 360 gradi su tutto quello che è lo sviluppo tecnico anche dei bambini, didattico. Cosa pensi? Stiamo lavorando bene secondo te? C'è qualcosa da sistemare a livello di sviluppo di allenamenti per ragazzi, soprattutto esordienti allievi che poi dovranno fare il grande passo e decidere se correre nelle categorie championship? Io credo che l'Italia ha la fortuna di avere degli ottimi elementi in queste categorie. Per quello che riguarda il loro allenamento, la loro preparazione, secondo me c'è ancora da migliorare su alcune cose. Quello che abbiamo visto è che la disciplina del BMX si sta evolvendo tantissimo. Non si lavora più, diciamo, su una forza, ma si lavora più anche sulla velocità. In Italia forse quello che manca ancora è proprio questo aspetto qui, lavorare sulla velocità. Ancora c'è un pochino troppo rapporto duro, tantissime ripetute e questo. Come vediamo il Supercross, che sono le gare che fanno parte della Coppa del Mondo, del Mondiale e delle Olimpiadi, viaggiamo a velocità altissime che dobbiamo raggiungere in pochissimi secondi, quindi questo è fondamentale, lavorare molto sulla velocità. Anche le strutture degli atleti, se guardiamo i professionisti, stanno cambiando di tantissimo, non sono più solamente, diciamo, muscolo, ma adesso sono dei veri atleti molto molto esplosivi. I nostri ragazzi devono fare attenzione a questa cosa qua perché poi tecnicamente sono molto molto bravi. Curiosità, la categoria che ti piace di più nel circuito italiano di BMX?
La categoria allievi è veramente quella che ti dà tantissime emozioni. Poi ci sono anche gli junior elite, ma la categoria allievi è veramente bella. Va bene, Franci, ti lasciamo andare, so che devi partire, quindi da Expo Bici a voi. Ciao!